Buon pomeriggio e benvenuti al terzo webinar di questa serie di eventi organizzati dall'Istituto di Istruzione Superiore in Pallomeni. Permettetemi di presentarmi, sono la professoressa Iole Currò e insegno inglese al Liceo Linguistico in Pallomeni dal 2015. Sono docente dell'Istituto dal 2008. Per prima cosa vorrei ringraziare la nostra dirigente, la professoressa Caterina Nicosia, per aver promosso queste iniziative di orientamento un po' diverse rispetto al solito che i tempi Covid ci inducono ad avere. È per noi una modalità nuova, quindi ci scuserete per eventuali improprietà linguistiche, un'emozione un po' eccessiva e gli inconvenienti tecnici. A questo proposito colgo l'occasione per ringraziare tutti i tecnici che si sono prodigati per la buona riuscita di questo evento, in particolare il signor Andronico e il signor Materia. Vorrei inoltre ringraziare tutti i docenti e tutti gli alunni che a diverso titolo hanno contribuito e vorrei cominciare subito con questo webinar che ha lo scopo di farvi conoscere una famiglia, quella del Liceo Linguistico in Pallomeni, una famiglia che fa parte di una famiglia un po' più grande, composta da 4 indirizzi: liceo classico, liceo scientifico, liceo scientifico scienze sociali e, come dicevo, liceo linguistico. E cominciamo col ripercorrere un po' la nascita del liceo linguistico. Siamo nell'anno scolastico 2013-2014 e in quest'anno scolastico, per ferma volontà e determinazione della dirigente professoressa Caterina Nicosia, nasce il liceo linguistico, per rispondere a una domanda del territorio, quella di una formazione linguistica ad alti livelli che possa offrire degli sbocchi lavorativi in qualsiasi settore, ove è richiesta una conoscenza delle lingue completa e ottimale. Una conoscenza quindi non prettamente settoriale, ma che possa spaziare in molteplici settori. Oggi, con questo webinar, cercheremo di rispondere alle domande più comuni e agli interrogativi che si pongono inevitabilmente dai ragazzi di terza media che si trovano davanti a un bivio: quale scuola scegliere? E inizierò per l'appunto col mostrarvi la nostra locandina per indicarvi quali sono le materie che si studiano al liceo linguistico. Come vedete in questo momento dallo schermo, le materie sono le seguenti: lingua e letteratura italiana, 4 ore a settimana per tutti e 5 gli anni di studio, latino 2 ore a settimana solo nel biennio, prima lingua straniera, ovvero inglese, come vedete sono 4 ore nel biennio e 3 ore nel triennio, seconda lingua straniera, tedesco, 3 ore nel biennio e 4 ore nel triennio, terza lingua straniera che a scelta può essere lo spagnolo o il francese. Dimenticavo di dire che i conversatori di madrelingua inglese, tedesco e spagnolo o francese accompagnano le nostre attività di insegnanti. Un'ora a settimana infatti viene svolta in compresenza con il docente di madrelingua. Continuando con le materie di studio, leggiamo ancora storia e geografia nel biennio, sostituita poi nel triennio da storia 2 ore a settimana, filosofia 2 ore a settimana, matematica, come vedete sono 3 ore nel triennio e 2 nel biennio, fisica dal triennio, scienze naturali 2 ore a settimana per tutte le ore, storia dell'arte nel triennio, scienze motorie e sportive 2 ore a settimana e religione cattolica o attività alternativa per 1 ora a settimana. 27 ore settimanali nel biennio che diventano 30, ovvero 5 giorni a settimana per 6 ore nel triennio. Un'attività sulla quale il liceo linguistico punta per consentire ai nostri alunni di perfezionare le loro competenze, abilità e conoscenze è sicuramente quella della preparazione alle certificazioni linguistiche.
Infatti nel nostro istituto è possibile prepararsi per conseguire le certificazioni di tedesco Goethe, di spagnolo Dele, di francese DEF. Inoltre l'Istituto di Istruzione Superiore in Pallomeni e Centro Cambridge per le certificazioni di livello B1 Preliminary e B2 Certificate. Vorrei ora mostrarvi alcuni brevi video che riguardano invece i gemellaggi con i paesi stranieri. E cominciamo subito con il gemellaggio con la scuola tedesca Dössenberger Gymnasium Günzburg. Questo gemellaggio è stato organizzato per più anni dalla professoressa Bia Döring. I gemellaggi sono una modalità di viaggiare e migliorare la lingua, divertendosi al tempo stesso e riducendo notevolmente i costi. Si articolano in due settimane, settimana dell'accoglienza, settimana della partenza, durante le quali è possibile stare a contatto con un coetaneo straniero e vivere delle giornate normali, sia in ambito scolastico che in ambito ludico, ricreativo, familiare. Sono esperienze davvero indimenticabili che formano la persona e allargano gli orizzonti. Oltre al gemellaggio con la Germania, ne abbiamo realizzati molti altri. Vedremo adesso la copertina del gemellaggio con la città di Abbeville. Ecco qui, questo gemellaggio è stato realizzato a ottobre 2018, aprile 2019. I nostri ragazzi si sono recati ad Abbeville, una città che fa parte del Dipartimento della Somme in Alta Francia, sulle rive del fiume. Gli studenti francesi sono stati accolti e hanno avuto la possibilità di visitare dei territori meravigliosi. In effetti, ogni gemellaggio ha una sua tematica, ovvero un compito di realtà che gli studenti devono svolgere insieme. La tematica del gemellaggio francese era la conoscenza del territorio. Durante il soggiorno in Sicilia, gli studenti francesi hanno avuto la possibilità di recarsi sull'Etna per conoscere meglio il territorio vulcanico, sull'isola di Vulcano, accompagnati da vulcanologi e guide. In Francia gli studenti italiani hanno avuto modo di conoscere le peculiarità di quel territorio caratterizzato da scogliere e meravigliosi paesaggi montani. Sia gli studenti francesi che gli studenti italiani hanno frequentato poi lezioni scolastiche e hanno vissuto la vita normale, come dicevo prima, della famiglia, avendo l'opportunità così di confrontare metodologie scolastiche piuttosto che stili di vita, modo di fare colazione, l'orario della cena, nelle diverse realtà dei due paesi. Un altro fiore all'occhiello del liceo linguistico è sicuramente stato il gemellaggio con la scuola svizzera di Burgdorf, un comune del Canton Berna. Vi mostrerò tra poco il video relativo a questo gemellaggio e nel frattempo darò la parola alla professoressa Bono Concetta, che vi illustrerà altri progetti realizzati dagli alunni del liceo linguistico in Pallomeni. Adesso quindi vi mostrerò queste foto del gemellaggio con la Svizzera e passerò la parola alla professoressa Bono. Buonasera a tutti, sono la professoressa Bono, insegno inglese al liceo linguistico e al liceo classico GB in Pallomeni. Ringrazio la professoressa Currò per avermi passato la parola e vi farò vedere qualche immagine dei gemellaggi che la nostra scuola ha realizzato nel corso degli anni. Comincerò col gemellaggio con una scuola olandese, la scuola di Döttingen. È una scuola con cui tuttora stiamo portando avanti queste attività di gemellaggio. Abbiamo cominciato nell'anno scolastico 2015-2016. Qui state vedendo delle immagini del momento in cui i nostri alunni per la prima volta appunto hanno accolto questi alunni olandesi nell'aprile del 2015.
alterniamo attività, diciamo, ricreative, escursioni. Vedete in questo momento delle immagini dell'Etna, Unexpected Snow, una nevicata inaspettata, che fortunatamente è stata poi ricompensata da uno splendido sole il pomeriggio a Taormina. Gli alunni olandesi in genere vengono a trovarci nei mesi di marzo-aprile, e per loro chiaramente è estate, infatti spesso e volentieri fanno il bagno. Vedete anche dall'abbigliamento, chiaramente il clima è molto diverso rispetto al loro paese di origine. Non sono soltanto attività ricreative quelle che organizziamo, ma anche attività didattiche. Andando un po' avanti col video, potete vedere appunto i momenti in cui i nostri alunni accolgono a scuola gli alunni stranieri con attività di team building, quindi formazione del gruppo, attività di ice breaking, quindi attività di socializzazione. Come vedete da queste immagini, eravamo ancora nel vecchio plesso del liceo classico in via Risorgimento, da cui ci siamo poi trasferiti in questo nuovo plesso in via Capitano Spoto nell'anno scolastico 2017-2018. I primi alunni che hanno realizzato questo scambio con la scuola olandese di Dettingham erano alunni della terza A e della terza BL, i primi alunni iscritti alla nostra scuola nell'anno scolastico 2013-14 e poi diplomati nell'anno scolastico 2017-2018. Vi mostrerò adesso delle immagini del momento in cui i nostri alunni invece si sono recati per la prima volta a Dettingham nel settembre del 2016. La scuola olandese è una scuola molto grande, molto attrezzata. Vedete qua il cortile pieno di bici. Chiaramente la bici è il mezzo di trasporto principale in Olanda. Devo dire che i nostri alunni si sono subito abituati a questa nuova modalità di trasporto. Questo è il dirigente della scuola olandese nel momento in cui accoglie i nostri alunni, ma non solo, perché come vedete ci sono alunni di altre nazionalità. Eravamo insieme ad alunni di scuole spagnole, addirittura di una scuola norvegese, di una scuola tedesca, quindi è un momento di grande scambio e di grande comunicazione tra scuole appunto di vari paesi europei. Qua vedete alcune immagini delle aule, quindi anche quando i nostri alunni si recano all'estero si alternano attività didattiche ad attività ricreative, escursioni. I nostri alunni per esempio ogni volta che si recano in Olanda hanno la possibilità di fare un'escursione di una giornata ad Amsterdam e altre escursioni nei paesi limitrofi. Anche le attività scolastiche, come vedete, sono organizzate in gruppi, quindi si cerca, diciamo, un po' di alternare il divertimento alle attività didattiche in senso più stretto. Continuiamo con le immagini dello scambio con la scuola olandese, facendovi vedere l'ultimo scambio che abbiamo realizzato nell'anno scolastico 2018-2019. Questa volta abbiamo potuto usufruire di fondi europei, di fondi Erasmus. Vedete qua i nostri alunni che insieme agli alunni olandesi hanno realizzato delle opere con dei fili colorati dedicate al tema della solidarietà. Infatti la tematica del nostro progetto Erasmus era l'inclusione sociale, il titolo All on Board, Moving to a Europe Without Social Exclusion. Questo laboratorio artistico che abbiamo realizzato con la collaborazione della professoressa Yarera Rosaria, docente di arte del nostro istituto, ha dato modo appunto ai nostri alunni di realizzare queste opere utilizzando dei fili colorati incentrate sul tema appunto della solidarietà. I nostri alunni in questa occasione, come dicevo prima, hanno usufruito di fondi europei, quindi il viaggio e il soggiorno a Dettingham sono stati del tutto finanziati da fondi europei. Normalmente invece gli altri scambi prevedono che le famiglie contribuiscano semplicemente con la spesa del viaggio, quindi diciamo una spesa assolutamente irrisoria, ecco, perché quando poi i nostri alunni sono all'estero chiaramente sono ospiti delle famiglie straniere e ricambiano l'ospitalità nel momento in cui
e gli alunni stranieri vengono a trovarci. Il progetto Erasmus, Moving to a Europe Without Social Exclusion, è stato anche accompagnato da un progetto eTwinning parallelo. eTwinning è una piattaforma che dà la possibilità a scuole di tutta Europa di portare avanti dei gemellaggi soltanto virtuali, quindi che non prevedono, diciamo, mobilità fisica. La nostra scuola nel corso degli anni ha avuto la possibilità di realizzare parecchi gemellaggi di questo genere. Il primo è stato nell'anno scolastico 2016-2017, sulla tematica della mobilità sostenibile. Il titolo infatti era Getting Around Town and Beyond, realizzato dagli attuali alunni delle nostre quinte AL e quinta BL, che ai tempi erano studenti del primo anno. Quindi, come vedete, fin dal primo anno i nostri alunni appunto vengono coinvolti in questo genere di attività, anche se appunto, come dicevo prima, l'eTwinning non prevede uno scambio fisico, ma soltanto uno scambio virtuale. Comunque dà modo ai nostri alunni di interagire con alunni stranieri in lingua. La lingua del progetto era l'inglese. La scuola partner era una scuola di Benalmadena, una cittadina in Andalusia, quindi i nostri alunni hanno anche avuto la possibilità di utilizzare la lingua spagnola come lingua di comunicazione. Il progetto è stato realizzato dalle docenti d'inglese, io e la professoressa Gurrò, con la collaborazione della professoressa Piera Zimmardi di italiano e geostoria. Grazie a questo progetto la nostra scuola ha ottenuto due importanti riconoscimenti, uno a livello nazionale, il Quality Label nazionale, e il Quality Label europeo, che è il massimo riconoscimento nel settore per quanto riguarda appunto i gemellaggi, i twinning. Un altro fiore all'occhiello della nostra scuola è il progetto PEG, Parlamento Europeo Giovani. Vi farò vedere adesso alcune immagini dell'ultima volta che la nostra scuola ha avuto la possibilità di partecipare a una selezione nazionale del Parlamento Europeo Giovani a Riva del Garda nel febbraio 2018. Il progetto PEG è composto da due parti, da due fasi. Una prima fase di preselezione in cui tutte le scuole italiane sono invitate a redigere una risoluzione sul modello delle risoluzioni del Parlamento Europeo su una tematica di attualità. Superata questa prima fase, si ha modo di partecipare alle selezioni nazionali, che vedono gruppi di alunni di varie scuole italiane riunirsi diciamo, e formare delle commissioni di vario genere, commissione per esempio affari esteri, commissioni affari istituzionali, commissione ambiente, cultura, eccetera. Ognuno di questi gruppi propone una proposta di risoluzione che poi viene dibattuta in sede di assemblea generale. Ecco, state vedendo infatti le immagini della 42esima assemblea nazionale del PEG. I nostri alunni che partecipano insieme ad altri alunni di scuole italiane. I lavori dell'assemblea sono assolutamente in lingua inglese, così come tutti i lavori delle commissioni. Ecco alcuni interventi dei nostri alunni. Alla fine di queste selezioni nazionali vengono scelti gli alunni, diciamo, che si distinguono maggiormente per competenza linguistica, per conoscenza degli argomenti proposti, e hanno la possibilità di partecipare alle selezioni internazionali. Nel corso degli anni ben due dei nostri alunni hanno superato la fase nazionale, hanno avuto accesso alla fase internazionale. Questi progetti sono ancora in corso, chiaramente le mobilità, diciamo, fisiche sono state sospese a causa dell'emergenza Covid-19, quindi come sapete nel corso del 2020 non è stato possibile portare avanti alcun tipo di mobilità, però sono tutti progetti che sono ancora, diciamo, in essere, sono stati prorogati, e quindi nel corso dell'anno scolastico 2020-21 speriamo di poter, diciamo, riprendere la nostra tradizione di scambi culturali all'estero.
Concludo facendovi vedere alcune immagini di uno stage PCTO a Siviglia, PCTO ex alternanza scuola-lavoro, e passo la parola alla professoressa Marianna Morelli, referente funzione strumentale area 4 e docente referente per gli stage PCTO e la mobilità scolastica all'estero. Vi ringrazio per l'attenzione, buona serata. Buonasera a tutti, sono la professoressa Marianna Morelli e vorrei parlarvi adesso delle peculiarità del nostro istituto per quanto riguarda la mobilità all'estero e gli stage PCTO. La nostra scuola è molto attiva con gli studenti per quanto riguarda i loro percorsi sia sul territorio nazionale sia all'estero in relazione all'alternanza scuola-lavoro. La scuola è molto attenta perché comunque mette a disposizione degli studenti una serie di progetti, di stage, di PCTO che permettono loro di cominciare a entrare nel mondo del lavoro e di capire il funzionamento e il meccanismo a livello professionale sia in Italia che in paesi esteri. Per quanto mi riguarda, io ho accompagnato più volte i miei studenti in Spagna con degli stage di PCTO, la prima volta a Salamanca, poi a Siviglia, poi a Valencia, e in queste occasioni i ragazzi non solo sono riusciti a potenziare il livello linguistico, ma a riuscire a utilizzare la lingua a 360 gradi, quindi sia a livello professionale sia a livello ovviamente culturale e letterario, perché questo è il nostro obiettivo, quello di portare i nostri studenti a utilizzare la lingua e poterla trasformare in tutto quello che loro ovviamente desiderano. L'attenzione per quanto riguarda il lavoro è molto importante per il liceo linguistico, contrariamente a quanto si pensi. Infatti i nostri studenti alla fine del loro percorso riescono a inserirsi tranquillamente nel mondo del lavoro anche a queste esperienze pregresse e anche ad affrontare gli studi universitari al meglio, perché hanno comunque un bagaglio culturale che permette loro di affrontare qualsiasi tipo di percorso. Per quanto riguarda gli stage di PCTO, ovviamente i ragazzi sono entrati in contatto con delle aziende lì sul territorio e hanno potuto affrontare proprio delle giornate lavorative che hanno permesso loro di entrare a contatto con questo mondo, quindi anche simulazione di colloqui di lavoro, per esempio, o anche creazione di curriculum vitae adattati sia in lingua italiana che in lingua spagnola, ma ovviamente questo riguarda anche le altre lingue, quindi l'inglese e il tedesco. Vorrei passare adesso alla mobilità all'estero, altro fiore all'occhiello del liceo Impallomeni. Sono molto onorata nel dire che la nostra scuola è molto attiva e direi anche l'unica a garantire agli studenti la possibilità di studiare all'estero per un periodo che va da 3 mesi fino a 1 anno. Ho studenti in questo momento che si trovano in qualsiasi parte del mondo, negli Stati Uniti, una mia studentessa è appena tornata dal Belgio, un altro sta per partire per il Canada. Ovviamente non sto qui a dilungarmi su quanto sia importante per uno studente, per tutti i nostri studenti, la possibilità di andare all'estero e formarsi non solo per potenziare la lingua, ma anche per entrare in contatto con una realtà completamente diversa. Noi mettiamo a disposizione dei nostri alunni queste possibilità, la possibilità di affrontare delle realtà diverse, così che loro riescano a crescere da ogni punto di vista, anche perché il mondo di oggi, così globalizzato, li mette sempre alla prova, e quindi noi come formatori abbiamo il dovere di formarli affinché loro riescano a raggiungere degli obiettivi molto elevati, e questa è sicuramente prerogativa della nostra scuola. Io vorrei ringraziare, perché questo lavoro della mobilità all'estero e anche degli stage ha un apparato burocratico notevole. Quindi io sono la referente, ma ovviamente se non avessi il supporto di tutta la scuola, in capo al dirigente, ma anche dei miei colleghi, sicuramente non riuscirei a garantire questo processo di mobilità. Io ringrazio perché è davvero un onore per me lavorare a questi livelli, anche perché la soddisfazione dei miei studenti in primis è la loro, ma ovviamente poi ricade anche sulla mia persona.
Io aspetto tutti quelli che vogliano visitare la nostra scuola e sarà mia, ovviamente, mio obiettivo e mia prerogativa far loro constatare con mano quanto importante sia questo progetto di mobilità e quanto importante sia garantire agli studenti la possibilità di andare all'estero studiando le lingue in maniera così forte e in maniera così stretta. E passo la parola adesso alla mia collega, la professoressa Currò, che continuerà nel suo excursus grazie, delle varie attività. Grazie a Marianna e continuiamo facendo vedere un altro video. Sono due interventi, uno di due nostre alunne della quarta B liceo linguistico che parlano della loro esperienza di PCTO realizzata lo scorso anno, proprio alle soglie di questo brutto periodo del Covid, quando ancora era possibile viaggiare. La nostra esperienza a Valencia, infatti l'anno scorso abbiamo avuto a febbraio abbiamo avuto la possibilità appunto di andare in una delle città più belle della Spagna, che è Valencia appunto, nonostante la situazione non era delle migliori, però appunto siamo partiti in tutta sicurezza e abbiamo fatto un viaggio di istruzione molto bello appunto. Infatti ora vi mostreremo alcune foto del nostro viaggio che è durato una settimana e che è stato un viaggio che comunque ci ricorderemo per sempre ed è stato utile perché ci ha fatto crescere e ci ha fatto soprattutto divertire. Come abbiamo già detto prima, siamo partiti a febbraio e siamo andati a Valencia e nonostante appunto la situazione non fosse delle migliori dato il virus, siamo partiti nonostante tutto in totale sicurezza e rispettando tutte le normative. Siamo partiti le classi terza L e la terza BL del liceo linguistico in Pallomeni e ci siamo divertiti molto. Il viaggio, nonostante fosse appunto un viaggio lungo, ci siamo comunque divertiti lo stesso perché appunto abbiamo fatto amicizie e abbiamo avuto appunto la possibilità di conoscerci. Tutte le strutture appunto che ci hanno dato la possibilità di alloggiare appunto e che ci hanno dato il loro supporto e il loro aiuto sono state molto disponibili in tutto, sia dal ristorante all'hotel, che appunto si sono distinti appunto per la disponibilità e per l'aiuto. La scuola appunto era molto, molto bella sia a livello appunto degli interni, perché era molto, molto antica, sia dentro appunto come possiamo vedere in questo video, che ha appunto uno stile molto particolare. Sono stati molto disponibili anche a livello didattico perché ci hanno fatto fare delle attività che non fossero né troppo serie ma neanche troppo divertenti, appunto hanno saputo trovare un giusto equilibrio facendoci integrare tra di noi e facendoci sentire sempre. Interrompiamo il video che potrete vedere in versione integrale sul canale YouTube in Pallomeni, perché questo webinar ovviamente ha una durata limitata e quindi non possiamo farlo vedere nella sua interezza. Passiamo quindi a quelle che possono essere le perplessità dei ragazzi di terza media che si accingono a scegliere la scuola per il proseguimento del loro percorso formativo. I ragazzi che vogliono iscriversi al liceo linguistico normalmente hanno qualche titubanza in merito a tre discipline in particolare. La prima è il tedesco, che è la seconda lingua appunto del liceo linguistico ed è quindi una lingua obbligatoria, perché ricordo le lingue che potete scegliere sono spagnolo o francese come terza lingua, ma l'inglese prima lingua e il tedesco seconda lingua sono le lingue obbligatorie. Il tedesco viene spesso inteso come una lingua difficile, è un po' dura. Vorrei quindi adesso mostrarvi un video in cui saranno proprio le nostre docenti di tedesco e alcune alunne della terza B liceo linguistico a parlarvi di questa materia. Vi mostro quindi il video. Qualche attimo di pazienza e parte subito con l'audio. Ecco qui. Un po' impauriti. Mamma mia, direte, quest'anno dovrò studiare il tedesco. Ma credetemi, la paura nasce soltanto dai pregiudizi, perché la lingua tedesca spesso viene legata agli eventi storici. Se per un attimo proviamo a pensare però alla musica, alla cultura, al popolo tedesco così operoso,
è all'avanguardia, è primo per quanto riguarda l'attività lavorativa, è il paese che ci offre più possibilità di lavorare, allora forse cominceremo a cambiare le nostre idee. Io ogni anno, quando incontro voi ragazzi, quindi i vostri compagni adesso in seconda, dico all'inizio: scommettiamo che fra una settimana comincerete a leggere? E poi mi guardo e poi dico: ma sì, chissà cosa sta dicendo, non ci credo. E invece poi, come ogni anno, vinco la scommessa, vinco la sfida. Perché questo? Perché il tedesco, per quanto paura può incutere, è una lingua facile da leggere, ha meno difficoltà rispetto all'inglese, perché ha delle regole ben precise. E sicuramente se vi do tre parole adesso, tipo via, Kinder, Schumacher, non sono parole sconosciute, le avrete già sentite. Kinder, per cioccolata che amate tanto, Schumacher, grandissimo pilota di Formula 1. Già in questi due vocaboli sentite un po' il suono della lingua tedesca, che non è un suono così tremendo, così brutto. Quindi siete fortunati nell'intraprendere lo studio di questa lingua, perché sicuramente la scuola vi aiuterà tanto, cosa che non studiare il tedesco da soli non è così semplice come può essere studiare l'inglese o dello spagnolo. Il supporto della scuola è fondamentale. E voi siete fortunati nel frequentare, mi auguro, questa scuola e nell'intraprendere lo studio della lingua tedesca. Dimenticavo, mi chiamo Dora Scionti e insegno tedesco in questa scuola già dal 2000, ho il privilegio di insegnare in questa scuola già dal 2014. Salve, sono Maria Vittoria Pugliafito, la docente di tedesco presso il liceo linguistico in Pallomeni. Vorrei rassicurare tutti quei ragazzi che intraprendono per la prima volta lo studio di questa lingua e appunto sottolineare, al contrario di ciò che si può ben pensare, che sia una lingua difficile. Non lo è per nulla, la pronuncia è molto semplice e ha molte parole simili alla lingua inglese, quindi questo aiuta nello studio. Naturalmente va appresa passo dopo passo, mattone su mattone, con molta tranquillità e avvicinandosi a questa lingua con passione, con attività didattiche di gruppo e anche, perché no, con dei giochi linguistici. E sicuramente se si trasmette, se si riesce a studiare con passione, diventerà una vostra carta vincente per il futuro. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Io sono Daria. E io sono Antonella. E frequentiamo la terza B del liceo linguistico. Oggi siamo qui maggiormente per aiutarvi e rassicurarvi, perché anche noi come voi abbiamo dovuto compiere una grande scelta, ossia quale percorso intraprendere alla scuola superiore. Per questo siamo qui per spiegarvi appunto il motivo per cui dovreste scegliere il nostro liceo, ossia il GB in Pallomani, appunto il liceo linguistico. La lingua che spaventa di più gli studenti è proprio il tedesco, perché è visto come una nuova lingua. Ma assolutamente, poiché appunto è una nuova lingua, si impara tutto dalle basi, anche se sto giocando, scherzando, in giro con gli amici, poi vedrete. Ricordando anche il nostro primo giorno di scuola, dove la professoressa, per farci memorizzare i colori, ci ha fatto giocare con un enorme tappeto facendoci passare sotto, mentre lei appunto nominava i colori, così noi eravamo costretti a stare attenti, però eravamo presi comunque dal gioco, quindi comunque ce li ricordavamo. Poi successivamente anche gli articoli fondamentali, da questo vedete anche l'importanza del latino nel biennio, perché proprio come nel latino ci sono i casi, ci sono anche nel tedesco, che poi vedrete, che vabbè, sono il nominativo, l'accusativo, il dativo, ma state tranquilli, è assolutamente tutto semplice. Per quanto riguarda invece lo scherzare, il giocare insieme con gli amici, posso portare benissimo il nostro esempio. Ad esempio io e Daria, quando siamo comunque in un momento possiamo definire di relax, di divertimento, di svago in giro, ad esempio vediamo una macchina e diciamo: oddio, come si dice, da s'auto. Lei magari vede un bus: ah, del bus, l'ho detto prima io. Questo per farvi capire che scherzare, giocare anche se in un momento di relax totalmente fuori dall'ambito scolastico aiuta, serve soprattutto ripassare, basta di imparare. Esatto.
Adesso Dani, una domanda per te. Il tedesco è così difficile come appare o è tutt'altro? Assolutamente no, anzi io col tedesco devo dire che mi sono trovata molto bene sin dall'inizio. Per questo ragazzi ci tengo a darvi un consiglio, sia di iniziarlo a studiare sin dal primo giorno, così sicuramente vi troverete al passo con la professoressa e riuscirete a farlo con molta facilità. Ad esempio adesso per me Antonella è un vero e proprio momento di svago fare il tedesco, quindi spesso lo facciamo anche in compagnia, perché proprio ci viene molto facile. Esatto ragazzi, vi dirò anche di più. Più passano gli anni dello studio del tedesco, più risulterà semplice, perché ovviamente il primo anno studierete le basi, quindi gli articoli, le prime parole, i verbi, ma già dal secondo anno comunque inizierete ad unire questi tasselli. Dunque questi collegamenti risulteranno ancora più facili dello studio, perché comunque ti invoglieranno, cioè magari vuoi dire qualcosa in tedesco e già sai come dirlo. Dunque il consiglio che vi do Daria è assolutamente prezioso, preziosissimo. Perché studiare dal primo momento vi aiuterà, dal primo fino al quinto anno, ragazzi. Mi raccomando. Allora ragazzi, per dimostrarvi che il tedesco è una lingua facile e che ci ricordiamo ancora tutto dal primo giorno, faremo una domanda ad Antonella. Antonella, come si dice bianco in tedesco? E come si dice libro in tedesco? Stiamo scherzando, prof. Ovviamente, prof, stiamo scherzando. Certamente, prof. Sappiamo benissimo come si dica bianco, che si dice weiß, e come si dica libro, che si dice das Buch. Però questo, diciamo, era uno scherzetto, se così si può definire, per dimostrarvi quanto detto prima. Ossia che anche scherzando, in un momento di relax come questo, in un momento di divertimento, si può imparare, si deve imparare, perché proprio da queste piccolezze si approfondisce lo studio. Detto questo, speriamo che vi fidiate di noi. Perché non ve ne pentirete. E mi raccomando, ci vediamo presto. A GB in Pallamani. Mi è finito finalmente. Ciao. Ciao. Bene, molto divertente. Un altro dubbio che sorge nella possibile scelta del liceo linguistico e che è fonte di spauracchio spesso tra gli alunni è lo studio della filosofia. Anche in questo caso vorrei lasciare la parola ai nostri alunni che esprimeranno con le proprie caratteristiche, le proprie emozioni, poiché vengono proprio messi al centro del proprio percorso formativo così come sono, aiutandoli in questo loro sviluppo, esprimeranno le loro opinioni in merito alla filosofia. Ciao a tutti, mi chiamo Serena e frequento la terza C del liceo linguistico in Pallomeni. Quest'anno, oltre alle interessanti materie che si studiano al liceo linguistico, si è aggiunta la filosofia. Come ben saprete, la filosofia si studia nei trienni di tutti i licei e al liceo linguistico trova il suo spazio insieme alle 2 ore settimanali di storia. La filosofia può essere una materia molto bella e interessante, poiché ci permette di comprendere il pensiero di persone vissute in epoche completamente diverse dalla nostra e inoltre di conoscere la loro opinione riguardo temi molto vicini a noi, come per esempio l'amicizia per Aristotele, la bellezza per Socrate, ma anche temi molto più introspettivi e importanti come il senso della vita per Platone, Aristotele e gli stoici. Tutto ciò diventerà molto più interessante e bello se avrete l'opportunità di leggerlo in lingua originale. Infatti potrete leggere Voltaire in francese, Ortega y Gasset direttamente in spagnolo, o Nietzsche e Schopenhauer in tedesco. Tutto ciò potrete farlo solamente se vi iscriverete al liceo linguistico. Ciao! È importante studiare la filosofia per vari motivi. Il più importante è che fa emergere in tutte le persone che la studiano la curiosità, ma soprattutto il desiderio di capire. La filosofia aiuta infatti a trovare delle risposte profonde e razionali ai dilemmi dell'esistenza umana. Grazie alla filosofia, inoltre, è garantita l'acquisizione di una serie di competenze, come ad esempio leggere testi con attenzione, sviluppare in modo creativo e preciso argomenti propri, presentare e saper spiegare chiaramente argomenti complessi. La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché è priva di ogni legame di servitù è il sapere più nobile, e questo è quello che ci dice Aristotele. Ma quando parliamo di filosofia, che cosa pensiamo veramente? La risposta più ovvia è quando facciamo riferimento ad un modello di pensiero del tutto meccanico, ad uno stile di vita che non fa riferimento solamente all'interiorità e all'essenza, ma solamente all'esperienza. Ma quindi la filosofia che senso ha in un mondo così ormai moderno, progressista, artificiale e oserei anche dire impossibilità di avere una riflessione?
E come se ha senso? La filosofia ha senso nel momento in cui suscita nell'uomo due caratteristiche fondamentali ed estremamente basilari nella vita dell'uomo e soprattutto nel pensiero umano. Ovvero, stupore e meraviglia, poiché chi non sa stupirsi di fronte alla bellezza e all'originalità della vita in tutte le sue contraddizioni, non può vivere. Chi non prova un senso di meraviglia che conduce alla curiosità e successivamente alla ricerca, non potrà mai dirsi uomo, parafrasando Socrate. Non è una materia come le altre, non è solo cultura generale e non ha uno scopo pratico. La filosofia è letteralmente l'amore per il sapere, ovvero il piacere alla cultura che ormai ha caratterizzato per secoli e epoche, società e anche popoli, già a partire dai popoli primitivi. Dunque, intrecciata tra le discipline umanistiche e le discipline scientifiche, la filosofia rientra nel piano di studi della nostra scuola ed è anche una delle materie principali che si studiano in un liceo. Questa è una materia fondamentale per tutti, nessuno escluso. Io, ad esempio, studio al liceo linguistico, dunque il motivo che mi ha portato in questa scuola è stato l'amore per le lingue, per le culture, per scoprire appunto tradizioni di nuovi paesi e così via. Mai avrei pensato che la filosofia potesse interessarmi, eppure nel momento in cui ho iniziato a studiare questa materia me ne sono davvero innamorato, perché mi ha fornito capacità logiche, ma anche ha sviluppato in me un senso critico che io porterò per tutta la vita e che mi aiuterà davvero in tutte le circostanze. La filosofia, le opere dei filosofi, almeno una volta nella vita, vanno studiati o letti, perché davvero un bagaglio culturale immenso ne vale la pena. Personalmente, fino a quando non studiavo filosofia, pensavo si trattasse di una materia quasi incomprensibile e noiosa. Ad oggi, invece, posso dire il contrario, poiché si tratta di una materia più che interessante, che porta ogni studente ad incrementare la propria curiosità e il desiderio di ampliare le proprie conoscenze attraverso un dialogo costante con il docente e con gli altri, con filosofare. Le mie idee sono cambiate, ma è cambiata anche la mia emotività. Mi sento più sensibile, ho più emozioni, ho più sensazioni. Sono cambiati anche i miei pensieri, i miei ideali e in generale mi sento cambiata nel profondo. La filosofia è stata la materia che mi ha aiutato a cercare risposte non solo dai libri, ma anche in me stesso. Ho iniziato a pormi domande che prima davo per scontate e ciò mi ha aiutato a vivere meglio la mia quotidianità. Bene. E andiamo al terzo grande dubbio nella scelta del liceo linguistico, lo studio del latino. Ancora una volta lascio la parola ai nostri alunni. Questa volta a parlare saranno due alunni delle classi prime. Sono Elena Salmeri e frequento la prima del liceo linguistico dell'Istituto di Istruzione Superiore in Pallomeni. Tra le discipline che studiamo c'è il latino, lingua appartenente alla grande famiglia linguistica indoeuropea, a cui appartengono anche le altre lingue da noi studiate. Il nostro approccio al latino avviene sia sotto l'aspetto culturale che su quello lessicale, su cui mi andrò a soffermare. Nelle lingue moderne parlate, ancora oggi si utilizzano delle espressioni in latino, ad esempio in italiano utilizziamo referendum, lupus in fabula, lapsus forma mentis e così via. Molti altri termini che utilizziamo in italiano derivano dal latino e si formano dall'accusativo singolare della terza declinazione con la caduta della M finale. Un esempio è la parola latina familiare, ma che in italiano è familiare. Studiando l'etimologia facciamo dei raffronti con le altre lingue partendo dal termine latino. Consideriamo il sostantivo mater e osserviamo che la M come iniziale non si conserva soltanto in italiano, ma anche in inglese, in francese, in spagnolo e in tedesco. Il parallelismo con le altre lingue avviene anche nel campo della grammatica. Per esempio in tedesco come in latino si conservano le declinazioni e i casi. Sono Salvatore Majorana, frequento la prima linguistico dell'Istituto di Istruzione Superiore in Pallomeni. Per quanto riguarda l'aspetto culturale della lingua latina, possiamo appunto ricordare che i romani innanzitutto furono dei grandi conquistatori e diffusero quella che è la lingua latina in molti territori, come per esempio in Romania, grazie, si dice appunto multum est. Innanzitutto nel primo secolo dopo Cristo una cosa molto importante di ricordare è che l'imperatore Vespasiano che incaricò appunto l'oratore Quintiliano ad istituire una scuola pubblica pagata dallo Stato e quindi fu il primo promotore di quello che fu appunto una scuola pubblica. La lingua latina inoltre ci insegna ad imparare quello che erano gli aspetti sociali e quindi l'organizzazione come per esempio i romani, che manteniamo ancora oggi sotto alcuni aspetti, come per esempio appunto la suddivisione dei poteri. Yeah.
e Salvatore Maiorana, che ha realizzato il video che avete appena visto, è qui con noi oggi, a debita distanza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, ci parlerà della sua esperienza in questo suo primo anno al liceo linguistico in Pallomeni. Salvatore, la parola a te. Grazie mille, prof, per la parola. Innanzitutto mi presento, sono Salvatore Maiorana, faccio parte appunto, studio al liceo linguistico in Pallomeni, studio appunto nella prima A del liceo linguistico e sono molto felice e onorato di poter parlare della mia esperienza in questa scuola. Sin da subito ho avuto le idee chiare, cercavo qualcosa riguardasse ispirazione e formazione allo stesso tempo e quindi non ho avuto alcun dubbio sulla mia scelta. Il liceo in Pallomeni mi aspettava e con tantissime novità. Innanzitutto il liceo in Pallomeni offre davvero molto, è un ambiente grande, moderno e abbandonate l'idea di trovare nel liceo un ambiente vecchio, al contrario, ogni aula è dotata appunto di alcune tecnologie appunto all'avanguardia, come per esempio di alcune aule linguistiche che appunto ci permettono di interagire con essa in modo reale. Fondamentale innanzitutto è il lavoro dei docenti che ci innescano in una nuova famiglia, ovvero quella dell'Impallomeni. Inoltre vi sono alcune professoresse e professori madrelingua che ci appunto tengono appunto a farci migliorare quello che è la nostra pronuncia in una determinata lingua e materia appunto. Inoltre è possibile praticare sport in questa scuola, sia vi sono ampi spazi interni che esterni. Per esempio io pratico e coltivo la passione del basket sin da quando avevo 4 anni e qui in questa scuola ho avuto la possibilità di praticarlo anche perché vi è una palestra ampia e interna appunto e ho avuto questa fortuna. Ma ciò che appunto vorrei sottolineare maggiormente è l'ambiente per bene e amichevole che vi è sia con i docenti e con gli studenti appunto. Vi è un ambiente di dialogo, quindi di confronto con tutti i professori e niente appunto. Che aspettate dunque? Venite a visitare l'Impallomeni. Grazie Salvatore. E adesso un'introduzione di un piccolo video divertente che troverete presto sul nostro canale YouTube, Liceo Impallomeni, è un'intervista a due alunni. Presentatevi. Ciao a tutti ragazzi, sono Anna Sant'Angelo della quarta linguistica. Ciao a tutti, sono Antonio De Renzi della quinta linguistica. Com'è stato il primo giorno di scuola e come te lo aspettavi? In teoria mi aspettavo molto peggio del previsto, ma dato che conoscevo quasi tutti i miei compagni non è andata molto male. Io non conoscevo quasi nessuno, però sin da subito ho fatto amicizia con le mie compagne e mi sono trovato davvero bene. E i professori ci hanno messo sin dall'inizio il nostro agio. I ricordi più belli? Credo che il ricordo più bello all'interno della scuola sia la gestione, mentre quello fatto all'esterno della scuola, il viaggio, insomma, i viaggi che sono stati organizzati all'interno della scuola, come quello di Valencia, che è stato uno stage. Io direi assolutamente la prima assemblea d'istituto, quando non sapevo totalmente niente e appassionato di politica studentesca vedevo tutti i rappresentanti con il loro ruolo e ragazzi più grandi, tutti molto presi e poi direi assolutamente lo scambio in Francia, un'esperienza davvero bella che mi ha insegnato tanto e mi ha fatto fare amicizie che durano tuttora a distanza di 2 anni. L'interrogazione peggiore? Credo sia stata quella di spagnolo, dato che per me è stata una lingua che non ho mai studiato, poiché appunto alle medie ho sempre studiato il francese come seconda lingua. Io direi assolutamente l'ultima interrogazione di fisica del terzo anno, perché appunto gli argomenti li avevo studiati ma non sapevo molto bene ancora come relazionarmi con la materia, dato che comunque era nuova. La giornata da... Bene, troverete il video nella sua versione integrale con un'ottimizzazione dell'audio che, come avrete sentito, non era ottimale sul nostro canale YouTube del Liceo Impallomeni. Troverete inoltre a breve sul canale YouTube del Liceo Impallomeni
un video sul liceo linguistico dove avrete modo di ascoltare la voce dei nostri conversatori di madrelingua. Conversatore di madrelingua inglese Christopher Califano, conversatrice di madrelingua tedesca Bia Döring e conversatrice di madrelingua spagnola Janneris e conversatrice di madrelingua francese Grasset Nathalie. E adesso passo la parola a una nostra alunna di quinta A linguistico, un'alunna che quindi sta per concludere il suo percorso di studi. Alexandra, la parola a te. Ciao a tutti, sono una studentessa del quinto anno del liceo linguistico e sono qui oggi per parlarvi della mia esperienza all'Impallomeni. Guardando indietro ricordo ancora quel periodo dell'orientamento in cui dovetti scegliere le superiori. Un periodo per me molto difficile perché avevo tanti interessi e quindi non sapevo bene dove orientare il mio percorso di studi. Devo dire che il liceo linguistico in Pallomeni è stata la scelta migliore perché è un ambiente poliedrico che si incentra sì sulle lingue ma dà anche un'ottima cultura generale e anche delle basi notevoli nelle materie scientifiche. C'è l'idea del liceo come un ambiente difficile, ostile addirittura. In realtà posso confermare che appena entrati al liceo linguistico ci si trova davanti ad un ambiente familiare quasi, si inizia a far parte della grande famiglia del liceo Impallomeni. Inoltre il liceo linguistico è in grado di orientare lo studente verso tantissime materie. Quindi vi consiglio di non razionalizzare troppo la scelta delle superiori, ma di scegliere col cuore, soprattutto se siete interessati alle lingue. Il liceo linguistico permette di intraprendere qualsiasi carriera accademica. Ho miei compagni che vorrebbero fare medicina, giurisprudenza o addirittura io che vorrei entrare nell'Accademia dell'Arma dei Carabinieri. Ho già iniziato a prepararmi per il concorso e devo affermare felicemente di non trovare particolari problemi in quanto le tematiche le ho già trattate a scuola, quindi questo a testimoniare quanto la preparazione che dà il liceo linguistico è molto notevole. Vi consiglio tantissimo questa scuola, è un'ottima scelta e godetevi questi anni perché personalmente se potessi tornerei indietro. Grazie Alexandra, grazie. Questo evento sta per giungere al termine, io inizio con ringraziare tutti voi per l'attenzione e prima di salutarvi vorrei ricordare gli appuntamenti di gennaio che saranno presto pubblicizzati sul sito Impallomeni www.liceoimpallomeni.edu.it. In questi sabato del mese di dicembre abbiamo accolto dietro prenotazione le famiglie e gli alunni interessati a visitare l'istituto e all'iscrizione ai quattro indirizzi, come detto liceo classico, liceo linguistico, liceo scientifico, scienze applicate. Continueremo questi incontri su prenotazione anche a gennaio. Il 9 gennaio e 16 gennaio attiveremo quindi il progetto Sportello Genitori su prenotazione. Se volete prenotare la visita al liceo occorre telefonare al numero 090 922 4511 che trovate anche scritto sul sito dell'Impallomeni. Questi appuntamenti potranno avvenire in presenza, ma qualora le famiglie non potessero venire in presenza qui a scuola, stiamo organizzando anche degli incontri online, ovvero con modalità videoconferenza. Daremo quindi alle famiglie interessate il link e tali incontri avverranno, ripeto, su prenotazione in presenza o in videoconferenza. Gli orari per visitare la scuola o realizzare la videoconferenza saranno il sabato, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. Inoltre, per il 23 gennaio stiamo organizzando un evento musicale a distanza.
tra i nostri docenti, ci sono dei docenti bravi, competenti nell'utilizzo degli, nel suonare strumenti musicali, e quindi ci stiamo attivando per organizzare un tale evento. E infine un'altra iniziativa che probabilmente interesserà molti di voi, soprattutto i ragazzi, sono delle video lezioni che saranno disponibili sul canale YouTube del Liceo Impallomeni nelle seguenti discipline: latino, greco, matematica e informatica. A questo punto vorrei controllare se ci sono delle chat. In questo momento non vedo chat, quindi se avete ancora delle domande da fare, vi invitiamo comunque a contattarci nelle modalità predette. E vi ringraziamo a questo punto ancora una volta per l'attenzione. Un grazie va ancora sicuramente al nostro dirigente. E io vorrei augurare da parte di tutti noi staff del Liceo Impallomeni un sincero buon Natale. Grazie a tutti e buon pomeriggio.